La sesta generazione BMW Serie 3 berlina si presenta in un look atletico. Look che interpreta il tipico design del marchio con uno stile nuovo e una meccanica in parte rivista. Ancora pochi mesi e poi, più o meno da marzo, la nuova BMW Serie 3 debutterà sulle nostre strade. In evidenza il frontale, caratterizzato da gruppi ottici montati bassi e allungati fino al doppio rene, che ne accentua il design dinamico ed elegante. Rispetto ai modelli precedenti, le dimensioni della sesta generazione di modelli sono cresciute. Le carreggiate allargate attirano immediatamente l'attenzione. Anche l'aumento della lunghezza, circa 10 cm, e del passo, più 5 cm, sottolineano la silhouette sportiva. All'interno, la nuova Serie 3 offre un'abitabilità cresciuta, soprattutto per i passeggeri della zona posteriore. Nuovi anche gli equipaggiamenti, Sportline, Luxuryline e Modernline. Per la nuova BMW Serie 3 berlina saranno disponibili inizialmente 4 potenti propulsori dai consumi bassi ed equipaggiati con tutta la moderna tecnologia BMW Twin Power Turbo. Oltre a 2 motori diesel ottimizzati e al famoso motore 6 cilindri in linea a benzina, un motore a ciclo 8 dell'ultima generazione metterà a disposizione un'affascinante dinamica di guida accompagnata da valori di consumo di carburante e delle emissioni nettamente ridotti. Potenze comprese tra circa 160 cavalli e oltre 300, prestazioni per tutti i gusti e prezzi che variano da poco più di 37.000 a circa 49.000 euro. Nella primavera del 2012 la gamma di motori BMW verrà completata da 3 propulsori. Nella 320i il motore Twin Power Turbo erogherà 135 kW, 184 cavalli a 5.000 giri al minuto e metterà a disposizione una coppia massima di 270 Nm già a 1.250 giri al minuto. Un'elevata potenza ed elasticità caratterizzeranno anche i 2 turbo diesel costruiti sulla base del motore da 2.000 cm3 della 320d. Nella 318D il motore a gasolio erogherà 105 kW, 143 cavalli a 4.000 giri al minuto. La coppia massima sarà di 320 Nm. La 316D si distinguerà per una economia di esercizio particolarmente elevata e metterà a disposizione una potenza di picco di 116 cavalli. In futuro seguiranno altre motorizzazioni, tra le quali un propulsore a 6 cilindri, così come numerosi modelli con xDrive. Nell'autunno del 2012 ci sarà spazio anche per la ibrida.